Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Ghost Trick Detective Fantasma. Sarà un episodio finale, ovvero non è che vi faccio tutto quanto il gioco da qui alla fine, però sarà l'ultimo episodio che porterò sul canale. Non è proprio un gioco che si appresta bene, a mio parere, ad un gameplay, let's play o quello che è, ma più a modi live. Quindi preferisco magari fare solo due episodi, presentare il gioco e finirla lì. Ma vediamo questo secondo capitolo. Capitolo 2, 7:31 PM. Già. Chi sono? Perché sono stato ucciso? L'unico che può rispondere a queste domande è l'uomo che ha ordinato il mio assassinio. E l'abbiamo visto nello scorso episodio chi era. Dall'altra parte della cornetta c'è il vero responsabile della mia morte. Il nostro incontro, così improvviso. Non so se sono pronto per quello che mi aspetta. Quindi ora possiamo vedere quello che dicono. Sì, quel che leggo in questo documento è vero. Questa donna potrebbe rivelarsi una spina nel fianco. Deve essere eliminata. Stanotte. Tutto in una notte si deve svolgere il gioco. Al diavolo quel gigola talpa. È tanto inaffidabile quanto miope. Non c'è da preoccuparsi, signore. Sono già passato al livello successivo, signore. Hai superato il livello di Topman? Topman è difficile da sconfiggere, eh. Wow. Sì, ma dico, l'ultima cosa che mi aspettavo era di parlare proprio con il bersaglio, anche se soltanto al telefono. Devo ammettere, mio fido, che per un istante mi sono quasi agitato. Che posto è questo? Questi mobili bizzarri e lussuosi, questa musica strana e raffinata, né quel marchingegno? Non avevo mai visto una stanza così prima d'ora. Ma una cosa è certa, queste persone sono degli assassini. E cosa più grave, quella donna dei capelli rossi è un altro dei loro bersagli. Quel documento in mano al vecchio, forse contiene alcune informazioni sulla rossa. Bisogna vedere. Ora dei trucchi, con calma amico mio. La facciamo con ZL. Allora, vediamo un po' un attimino, eh. Praticamente sì, alla Phoenix Bright con i personaggi, la lampada, il raggio di luce. Armadio mascherato e cattivo dalle sopracciglia. Va bene. Io non lo so. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare un attimino. Il telefono serve ad andare dove mi pare. Però no. Qui? L'ha chiuso? Quanto manca ancora mio fido? Stiamo caricando il generatore di emergenza, signore. Il processo sarà completato tra circa 30 minuti, signore. Sì, ma al diavolo quel gigo, dico io. Va bene, sì. Troverai il carbone nella prossima busta paga. È morto. E anche un paio di occhiali nella busta, bravo. A quanto pare questo documento contiene delle informazioni sulla rossa, ma non posso leggerlo se è chiuso. Sì. Santo zio, ma come zio? Il documento si è mosso di scatto verso di me. Ma non è vero. Non si preoccupi, signore. Posso garantirle che è il bersaglio. La signorina Lynn si chiama, non è più un problema. Non è di quello che stavo parlando. Quindi si chiama Lynn. Ma questo documento sembra scritto in una lingua straniera. Non sono in grado di leggerlo. Ok, metti via il documento. Va bene, sì, ho capito. Fammi fare il mio ghost trick al... Wow. Che tecnologia all'avanguardia. Ma può attivare quel macchinario senza dargli dei ceffoni ogni volta? Chi è, la cena? Wow. Questa notte l'attendo un lavoro di grande importanza, signore. Allora, vediamo un po' che ci viene detto. Senza il telefono sono fritto. E l'unica cosa che ho scoperto è il nome Lynn. Ho viaggiato lungo la linea telefonica per arrivare qui, ma dove sono di preciso? E chi sono esattamente queste persone? E soprattutto, come si fa a chiamare un telefono pubblico? Qual è il numero di emergenza? Se attivo il proiettore, che succede? Ok. Lui non l'ha toccato, certo. Le apparecchiature non funzionano ancora a dovere. La tecnologia è una bella roba, è sicuro. È l'uso che ne facciamo a essere sbagliato. Ma sì, in ogni caso, non voglio vedere la faccia del nostro attuale bersaglio, mio fido. Cosa suggerisce, allora? Siamo noi? Ehi, ma quello... Sì, Cecil.
Se tutto fila liscio con il nostro accordo, avremo il potere di cambiare il mondo, signore. Addirittura cambiare il mondo. E quindi non possiamo fidarci di questo Sissel. No, dobbiamo essere cauti. Sissel, deve essere il mio nome. Ora che lo sento, in effetti mi suona familiare. Un accordo, eh? Di cosa potrebbe trattarsi? Che cosa avevo in mente, mi chiedo? Questi furfanti sembrano conoscermi. A quanto pare c'è un qualche legame tra me e questa Lin. Altrimenti perché i nostri nomi sarebbero accostati in quel modo? Non ne ho idea. Aspetta, facciamo un po' il giro all'incontrario. Allora, devo attivare il proiettore, questo è chiaro. Ok, facciamo così. Perfetto. Ah, lì ancora non ci arrivo. Eccolo, perfetto. Ok. Allora. Va bene, sì, non vuoi vedere la sua brutta faccia, non ti preoccupare. E se ora reaziono la postazione qui, che succede? Azione pannello di controllo. Ah, arriva il telefono, certo. Non è un buon segno, sì. Suona. Ok. Sì, è un gran problema. Riguarda signorina Lin. Che cosa? Poco fa dicevi di essere passato al livello successivo, vero? Ho mandato troppo avanti Tengo nel suo appartamento, signore. Deve essere lui a telefonarle. Per fare il rapporto. Tengo, ma che è? Viene di nuovo in pericolo. Sì, devo andare a sentire qui. Cosa dicono? È troppo avanti Tengo che parla. Sono nell'appartamento del bersaglio. Eh? Sputa il rospo, ti sei occupato di lei? No, non è ancora tornata. Cosa? È più che logico, se il bersaglio fosse arrivato per primo non mi chiamerebbero troppo avanti, giusto? Già, non l'ho capita, ma comunque dopo che ti sarei occupato di lei, mi promuoverei a capo della divisione Sicari? No, diavolo, stai cercando di essere troppo avanti anche per i miei gusti. E discuteremo del mio compenso più tardi. Santo zio, ora sei troppo avanti anche rispetto al tuo essere troppo avanti di prima. Ora torno al lavoro, signore. Al diavolo, le persone sono attaccate troppo avanti rispetto a me. Che bello. Numero rintracciato, quindi andiamo a casa di Lin ora. Con il telefono andiamo all'appartamento di Lin. E dobbiamo in qualche modo far andare via il sicario, immagino. No, il cane è morto! Ma dai! La linea telefonica mi ha portato nell'appartamento di Lin. Per fortuna Lin non è ancora tornata. Sfortunatamente invece c'è il sicario. E a quanto pare ci sono anche due piccoli sfortunati contrattempi. Ma chi è quella, mo? Cos'era, c'è una ragazza in casa? Una vera sfortuna per lei. Ma sembra che si stia divertendo ad ascoltare la musica. E soprattutto per il cagnolino. Povero piccolo guerriero coraggioso. Ha cercato di difendere la sua padroncina. Se Lin tornasse adesso, devo fare qualcosa per risolvere questa situazione alla svelta. Abbiamo un ombrello che si può allungare, ma non frega niente a nessuno. Ok. Va bene, connettiamoci al cane e torniamo indietro di qualche minuto. Ok, questa è l'anima del cane. Non stai parlando con me? E con chi se no? Vedi qualcun altro qui in giro? I morti non hanno voce, comunicano direttamente con il pensiero. Immagino che questo spieghi come faccia questo cane a parlarmi. Tu sei il cagnolino rimasto ucciso? Ucciso? Quindi sono morto, eh? Dunque i morti perdono la memoria, dimenticano persino quale fosse il loro aspetto. Ecco il perché della forma a fiamma. Oh. Non c'è tempo da perdere! La signorina Camilla è in pericolo! Vuoi dire che ricordi? Sai chi sei? Chiaro, mi chiamo Missile, piacere di conoscerti, sono un volpino. Beh, adesso so che i morti possono recuperare i loro ricordi. Ed è grazie a questo cagnolino che lo so, certo. Mi piace la tua grinta, cagnolino. È tempo di tornare indietro a 4 minuti prima della morte di questo cucciolo. È tempo di salvare la vita di questo piccoletto. Bene. Riavvolgiamo allora. Potevo controllare un pochino meglio cosa c'era in casa, ma vediamo un po' come sei morto. Ah, mi ha seguito? Grande. Sembra che i morti possano spostarsi insieme. Siamo nel regno dei 4 minuti prima della tua morte.
Siamo davvero qui? Questo significa che salverà la signorina Camilla, vero? Non sei sorpreso? Voglio dire, abbiamo appena viaggiato nel tempo e non particolarmente. Dato che gli umani camminano su due zampe, lui non si stupisce che possano riavvolgere anche il tempo. Ma vabbè, sembra che il discorso fili. Vediamo come è morto il cane. Dunque, si stava nascondendo lì sotto. Ah no, stava cercando il telecomando, forse. In effetti, perché qualcuno dovrebbe nascondersi in casa propria se non si sente in pericolo? Chi è quella, mo? Va bene. La signora della porta accanto è più scorbutica del solito, avrà un appuntamento. Se abbaia ancora, butto giù il burro a pugni. Vorrei proprio vederti, guarda. Tutta storta cammina, gobbita, che roba è un goblin. Ma perché ti piace così tanto abbaiare, poi? Senti, Soruccio, ma vedi di non farci uccidere, va bene? Uccidere, rubare, ammazzare. Santo zio. Va bene. Ascolterò un po' di musica. Ah, ecco perché non sente arrivare Ciccio Pasticcio. Ah, forse. Ah! Devo far cadere le sue cuffie in acqua. E ha voglia di ciambelle. Una cade e un topo la ruba. Probabilmente devo aprire l'anta quando il topo sta per rubare la ciambella. Sì, va bene, buttalo giù, tesoro. Vai, brava. Infatti lei non sente niente. Ma c'è, cioè, la musica proprio a tutto volume per non sentire niente. Ah, il bello è che tu entri in casa, ma ti vedi il cane che sta lì che ti guarda, quella che non ti dice nulla. Io dico, ok, c'è qualcosa che non quadra, forse. Detesto avere a che fare con i lavoretti fuori programma. Devo segnarli come spese extra e quelli della contabilità non me la prenderanno benissimo. Immagino che non ci siano alternative, mi spiace. E questa è la drammatica storia dei 4 minuti prima della tua morte. Oh, guarda, sono morto. A dire il vero sono un po' scioccato. Forse il modo più facile sarebbe se sferrassi un bel morso alla gamba di quel tizio. Ah, sferrassi. L'unica cosa che voglio dirgli è benvenuto, povero cagnolino. Sì, si è messa quei cosi rossi sulla testa, le cuffie. Ogni volta che si mette quei cosi rossi alla fine, posso chiamarla fino a rovinarmi la gola, ma non mi sente mai. Vedi? Io odio quei cosi rossi. Va bene, va bene. C'è un modo per farli magari cadere in acqua o farli cadere per terra per rovinarli? Non lo so, in qualche modo faremo, dai. Andiamo un po' a questi 4 minuti fatidici prima della morte. Dunque, vediamo un po' subito quello che possiamo fare. Ok, vediamo un po' che ci dice. C'è mancato poco. È quasi fatto cadere quei cosi rossi. Se facciamo cadere le cuffie nell'acquario, Camilla non potrà utilizzarle. Ma se le facciamo cadere nell'acquario, la signorina Lynn si arrabbierà con lei. Sì, ma tanto non mi vede. Ok, allora, telecomando. Io non posso andare più in là di così, a quanto pare. A meno che non possa aprire questa porta. E il cane viene incuriosito? No. Il cane. Ah, mo', arrivano le ciambelle. Eh sì, infatti adesso ci dicono che dobbiamo agire in fretta. Sì. Vai, grande! Yeah! Sì, era tutto programmato ovviamente. Però mi fa comunque piacere che ce l'ho fatta. Ma come ho fatto? Erano le cuffie nuove di Lin. E se dicessimo che sei stato tu? Missile? Cattiva! Non ce l'entro, non posso neanche ascoltare un po' di musica. Sembra quasi che l'idea vogliano divertirsi alle mie spalle con i loro trucchi. Scusami, Camilla, l'ho fatto per salvarti! Ti sente addirittura un dio adesso, eh? Bene, adesso possiamo contare anche sulle orecchie della tipa. Quindi ora che facciamo? Veniamo qui, immagino, perché ora ci sono le ciambelle. Sì, anche io ho voglia di ciambelle. Vediamo un po'. Che facciamo ora? Se non facciamo qualcosa, il passato si ripeterà identico a prima. Se solo avessi le denti grandi aguzzi e magari un'indole più aggressiva. A quanto pare non possiamo impedire a Killer di entrare. Perché non nascondiamo la signorina Camilla? Nascondere, eh?
È proprio il genere di idea che ci si aspetterebbe da un cagnolino. Ok, ma dove potrebbe nascondersi? Ah, ho capito, forse devo muovere una ciambella. Possibile che io debba muovere la ciambella? Va bene. Ok, ho fatto cosa... Ho devastato il topo. Cosa abbagli, cane? E se sposto il cosetto qua? Ah, posso spostarmi? Bene, allora, aspetta, vediamo un po'. Quindi quando il topo squittisce lui si arrabbia, tu abbai e la signorina Camilla viene sempre da me e mi abbraccia forte forte. Bene. In altre parole, la ciambella può essere l'esca per condurre la signorina dove vogliamo. La ciambella deve cadere dopo e non ora. Quindi quello che devo fare ora è spostare il carrello. Poi salire qua sopra. Ok, dove stanno le ciambelle? Bene. Sì, non ti sei accorta di nulla, Andare qui. Far ruotare più velocemente sto Babbo Natale. Aprire questo. Tornare qui e ruotare più lentamente. Perfetto, ora. Aspetta ancora un po'. Ok, scendiamo qui. Andiamo qui. No, non devo andare qui invece. Se faccio cadere il dipinto, niente. Devo andare invece qui sulla stella e far suonare Carillon. Così la palla casca. E se faccio cadere la ciambella ora, arriva il topo? Ok. Quindi andiamo qui. Poi scendiamo qui e qua e apriamo. Perfetto, è fatta. Ora lei si nasconde, va sotto al divano per prendere il cane e arriva il sicario. Cosa ci fai qua sotto, sciocchino? Il mio piccolo missile fa sempre cose così tenerose. Tenerose? Ho letto bene, tenerose? È arrivato. Non c'è nessuno, eh? La mia preda dovrà tornare a casa prima o poi. Nel frattempo potrei mettermi comodo e aspettare. E mangiare anche una ciambella. Ecco fatto. Il destino della signorina è stato modificato. Sicuro? Poverina, era annicchiata e trema tutto per la paura. Sei tu quello che l'ha portata fin sotto il divano? Bene. Oh, a questo punto il cane è vivo. La signorina Camilla non è in pericolo. Non del tutto, non come prima perlomeno. Cosa sono questi strani poteri? Intendi i miei ghost trick? Credo siano la capacità di manipolare gli oggetti inanimati. Sono trucchi da fantasma? Allora posso usarli... Se sono trucchi da fantasma, allora posso usarli anch'io, giusto? In fondo sono morto. Credo di sì. È così che funziona, no? È da un bel po' che fisso quelle ciambelle più intensamente che posso, ma non riesco a trascinarle fin qua. Secondo te perché? Non ne ho idea. Forse non è quel tipo di potere. Mi dispiace, ma immagino che non basti morire per ottenere il potere dei morti. Quindi che mi succederà ora? La tua morte è stata sventata, tornerai a essere un cagnolino felice e vivrà la tua vita di sempre. Dobbiamo salutarci, credo. Ma ci incontreremo ancora prima o poi, vero? Forse, se morirai di nuovo. Quello che hai fatto per me stasera non lo dimenticherò mai! Beh, credo sia meglio tornare nel presente adesso. È ora di vedere come prosegue la nostra storia. Eh già, vorrei proprio vedere come va a finire. Non può semplicemente finire con Camilla che rimane lì per tutta la vita. Credo che me ne starò a vedere cosa succede. Attenzione.
Ah, qua è quando lo chiama Ciccio Pasticcio. Cosa? Ancora la discarica? Sì, ho capito. Sto arrivando. Ora quindi è alla discarica. Mio fratello vuole giocare a nascondino. Non ne ha ancora avuto abbastanza di quella discarica? Questa volta Gigo la talpa non può abbattermi. Non glielo permetterò. Devo fare in fretta. Ma è proprio cambiato anche tutto quello che è successo prima. Non solo la morte del cane e, la su e il suo essere legata come un salame. Mi hai salvato, mister. Lo sapevo, lo sapevo. Ahi. Forse farei meglio a non rispondere, ma. Vediamo. Lin! Allora è tutto ok. Ora dei trucchi. Ok, andiamo proprio precisi. Ok, muoviamo il carrello. Ah, ma. Come mai ha un nucleo? I morti non possono possedere creature viventi. Cosa dovrebbe farsene di un nucleo un cagnolino vivo e vegeto? Devo connettermi e verificare. Pensa un po', non ti ho ancora chiesto come ti. Quindi il cagnolino si ricorda di noi, anche se ora è vivo. Beh, sì, è normale, forse. È una vera fortuna averti incontrato di nuovo. Così possiamo ripresentarci come si deve. Sì, no, non mi sono scordato il tuo nome, sono Missile, sì, lo so, lo so. Ti ricordi di quando eri morto? Ora ricordo tutto. Ah. Molto interessante. Quindi quando muori magari ti dimentichi alcune cose e puoi riacquistare i ricordi. Ma dopo che torni in vita riacquisti anche i ricordi di quando eri vivo. E i morti che incontrano il regno dei morti sviluppano un nucleo quando tornano in vita. E puoi comunicare con quelle persone se entri in contatto col nucleo. Ok. Spostiamo il carrello allora. Non mi ha detto altro che non fare quello che già volevo fare, ovvero andare a possedere il telefono. Camila, oh grazie al cielo, stai bene. Beh, non sono sicuro di star bene, a dire il vero. Non crederei a quello che appena. Ascoltami, devo andartene da lì subito! Ma è la cena? Pensavo a degli spaghetti. Io non tornerò per un bel pezzo. E anche tu potresti essere in pericolo se resti là. Ma sono già stato in pericolo, giusto poco fa. Incontriamoci in quel ristorante, il Regno del Pollo, in Vicolo Smorto. Vicolo Smorto? Non lo so, è un po' lontano. Senti, fai in fretta, d'accordo? Un'ultima cosa. Porta anche il carillon, va bene? Il carillon? E adoro il carillon, è forse un regalo per me? Mi dispiace, ma non suona. Non riesco neanche ad aprirlo. L'ho nascosto nella stanza in cui ti trovi. Oh, ma chi era? Ma che cosa? Dai, signorina. Una cosa è certa, devo andare alla discarica. Non ho mai visto nessun carillon qua in giro, dove potrebbe essere? Tu sai dov'è, missile? Io veramente l'avrei fatto cadere. Eccolo qua. Non posso possederlo, quindi mi sa che devi venire tu, eh. Ecco, vieni un po' qua. Sì, il carrello si è mosso, sì. Pendi da un lato. Va bene. No, Tata, sta qua, oh. Ecco. L'hai visto? Brava. Doveva notarlo anche prima, però. Lascia il telecomando qui, ma non toccarlo, missile. Se si accende la TV comincerà ad abbaiare. Non vorrei trovarti schiacciato sotto quel muro quando torno a casa. Non ti preoccupare, non lo butto giù. Al massimo butta giù la porta. Un muro. No. Bene, a questo punto direi che dobbiamo andare alla discarica, no? La cosa che mi fa strano è che quel volpino ha quattro code. Per la signorina non è ancora tempo di riposare. E proprio in questo istante la rossa, Lin, sta affrontando nuovi pericoli. Come se non bastasse, io stesso mi trovo nei pasticci, con il ricevitore sul fondo dell'acquario, sono rimasto intrappolato in questo appartamento. Peccato che anch'io non possa ciambellarmi e andare a dormire tutto scodinzolante, ma c'è qualcosa che devo fare. La domanda è, come faccio ad andarmene da qui? La televisione non funziona? Chiedo. Potrebbe essere un'idea. E abbiamo anche completato questo capitolo. Beh,
Buono. Devo dire che come gioco mi piace, avendolo già provato una volta e finito, rigiocarlo con questa veste grafica non può che farmi solo piacere, però, non è, come ho detto, non è molto adatto al tipo di contenuto secondo me per il canale. Poi magari, chi lo sa. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. Ghost Trick termina qui, non intendevo neanche a dire il vero dall'inizio fare la serie completa, però ci ho provato. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!